leggendo i Policiofi e sentendo i discorsi di Quattrucci e di Bernardino, da una parte sono molto in ammirazione rispetto a no? Capacità di analisi. Io mi ricordo quando ero più giovane, leggevo ogni volta i comitati centrali del PC, per vedere che era sempre no. Però al tempo stesso mi sento un po' angosciato. Angosciato perché queste parole, non so come dire, non hanno molto a che fare con la nostra attuale situazione. Cioè noi non ragioniamo come se fossi il glorioso PC con Cioffi segretario oppure candidato sindaco e Quattrucci vice sindaco, affrontiamo la campagna elettorale. Affrontiamo la campagna elettorale in cui è in discussione l'esistenza stessa di una sinistra di opposizione, l'esistenza stessa di una sinistra di opposizione, la democrazia civica, perché se arriverà Giachetti avremo di fatto un amabile personaggio che copre, no, gli affari di Renzi con il circo carrocchieri, che sono i veri dirigenti politici di questa città. Non so se alieno o te, ma insomma forse tutti e due. E abbiamo il problema di, ripeto, di il nostro rischio. Noi non dobbiamo spiegare cosa dobbiamo fare. Dobbiamo spiegare alla gente quello che è successo. Perché ci siamo ridotti così? Perché una città che fino ai tempi di Veltroni l'amavano tutti, no? Sono qualcuno in Valbrembana non amava Roma, tutti amavano i costruttori, i costruiti, calce, cemento, calce e martello, un amore universale. Veltroni andava lì, mancava solo il suono delle campane. Cioè. Dopo 5-6 anni, 8 anni siamo alla catastrofe. Le buche, non riscuotono gli affitti. Questo fallisce, quell'altro fallisce, rubano tutti. Per cui l'unica alternativa poi diventa quelli che non hanno ancora rubato, c'è anche un vantaggio, cioè 5 Stelle hanno il grandissimo vantaggio di avere esercitato il potere. E vinceranno forse per questo, se vinceranno. E io vorrei parlare di questo. Noi non dobbiamo spiegare alla gente, sì, comunque vadano le cose, voglio dire, anche se noi. Cosa cioè, i discorsi per il 84, sì. Però volo alto, sono al di sopra del mio problema, cioè. Invece noi dobbiamo capire cosa è successo in questa città. Perché dalla giunta Petroselli siamo andati decadendo sempre più rapidamente. E io vorrei evitare teorie sul tradimento, no? Le cose andavano bene, c'è un traditore. No. In qualche modo è successo qualche cosa che non abbiamo saputo interpretare, che abbiamo interpretato male e che ci ha portato alla situazione attuale. Questa è la mia. La tentativa di spiegazione. Ora, prima di tutto, che cos'è la giunta Petroselli? Non era l'idea di Roma come capitale del progresso, perché quell'idea lì era di nata di Giolitte, dell'Italietta, tanto disprezzata, ma insomma no. Cioè Roma, capitale della scienza, quello che dell'Italia che si contrapponeva al cattolicesimo, al Vaticano, all'arretratezza, ed era anche le municipalizzate, i referendum, cioè. Nata è stata una cosa grandiosa, era invece un grandissimo tentativo di inclusione. Era, non so se si offenderanno, forse un tempo si erano offesi, forse adesso no. Era una giunta socialdemocratica, posso permettermi? Posso, benissimo. Anche io non socialdemocratico. Oggi è il massimo socialdemocrazia, guardate. Oggi la rivoluzione è la socialdemocrazia. Inclusione, le borgate. Inclusione i centri anziani, inclusione gli asili nido, cioè il tentativo di includere la vita della città, i baraccati, cioè nessuno escluso, il comune è il centro che con le sue politiche determina la fine dell'inclusione, questo è stato. Petroselli aveva delle idee di andare avanti, noi con Petro abbiamo amministrato su questo, abbiamo surfato, planato, eravamo tutti col fiato corto. Petroselli forse aveva intuito con i fori imperiali, Petroselli aveva questa capacità, ci ammirava moltissimo di. Lui era ad un tempo capo della giunta, mediatore tra i partiti e capo del partito comunista. Pensate oggi, oggi al massimo
Oggi il sindaco è rimasto in capo di se stesso, insomma, quando l'ho fatto, ma per sbagliare era diciamo così la sintesi di tutta questa grande cosa, e avrebbe trovato forse dei percorsi, però noi ci siamo trovati a questo punto di fatto un fatto, non noi, perché non l'abbiamo capito, quelli subito dopo di noi, che le risorse non c'erano più. E non c'era più attenzione, non perché, non, perché il governo e la Corte Costituzionale ci avevano, no? Ci avevano tagliato le gambe, non consentendo più gli espropri a prezzi diciamo non di mercato, e perché abbiamo fatto una grandissima operazione di grandissimo merito, che purtroppo non abbiamo previsto, che tanto la sanatoria delle borgate abbiamo trasformato 300.000 o 600.000 rivoluzionari in 600.000 piccoli borghesi. Era fatale, non potevamo dirgli no, non potevamo. Mentre invece ai Parioli ci affermavamo. Quando ho visto la Melande che deve 30% dei Parioli, mi sono detto, oggi mi sono chiuso in stanza a piangere, insomma. A questo punto siamo arrivati. Prende il 30% dei Parioli, non va bene. E non va, non andava bene, sapete perché? Perché la borghesia è illuminata. Su che cosa si illumina? Di che cosa si illumina? Del Mato Grosso? Ma di Roma non è tutto più incidente. Dei certi medi illuminati, non so quale sia. Quindi noi potevamo contare su di loro, sulle cose romane, allora erano con noi perché era il Partito Comunista, il Partito No, il Partito della Normalità, la Nuova Italia, il Partito di Repubblica. Quindi ci siamo trovati, diciamo, da una parte senza risorse e da una parte con una base sociale e politica totalmente cambiata rispetto al passato. E qual è stata la risposta? Quale poteva essere e quale non è stata? Poteva essere, attenzione, occupiamoci finalmente della macchina comunale. Noi della macchina comunale non ci siamo mai veramente occupati. Noi ci bastava che fossero, no, che questi non fossero, no, che non sabotassero, non si direttivo, ma tu, no, che il comune, se volevamo in qualche modo gestire le risorse più scarse, dovevamo essere molto attenti a come le gestivamo. E quindi ricostruire la macchina comunale. Avere un'idea della città, se io non posso fare tutto, devo almeno fare qualche cosa, devo orientare i miei sforzi e le mie energie verso degli obiettivi, no? Specifici, su cui, no, per anche quattro, su cui orientare le mie iniziative. Non abbiamo fatto nulla di tutto questo, ci siamo trovati nudi di fronte al rapporto con i costruttori. Qual è l'esempio del rapporto? Benissimo, era per programmare facendo, non c'erano tempi, no? Se ti programmava sempre una canzoncina, programmava facendo, no? E loro erano più forti di noi. Erano più forti di noi perché avevano la titolarità delle aree, erano più forti di noi perché noi eravamo indebitati nei loro confronti, erano più forti di noi perché loro sapevano quello che volevano, mentre noi no. E cosa è successo? È successo, abbiamo lasciato gestire la città ai privati. Questo è successo. L'aggravante era quella lì sui sindaci, che ha fatto il sindaco padrone di tutto, mentre i consiglieri comunali, che fra l'altro spendevano più di quattrini per farsi eleggere, no, con la preferenza unica, dovevano rientrare le spese, e quindi o erano eroi estanti oppure rientravano come si rientra, io non posso, no. E quindi l'insieme della macchina amministrativa e politica era in qualche modo incapace di reggere il confronto, e quindi abbiamo fatto le cose che hanno voluto i privati. Abbiamo fatto, abbiamo poi smantellato l'arte di aggiornare il Veltroni, no? Abbiamo 170 responsabili del traffico alla 14ª ripartizione. Allora facciamo una cosa a parte, privata, perché l'idea è non essere controllati né dal mercato ma neanche dallo Stato. Quindi ho creato una serie di forze, di gruppi, di aree, al di fuori di loro, i quali operavano una logica privatistica anche loro, erano fratelli, i responsabili delle metropolitane e quelli che la costruivano, cioè era una specie di grande abbuffato, non vorrei mai dire, ammucchiato. E la cosa è andata peggiorando nel corso del tempo, perché più seguivamo le indirizzi privati, più eravamo deboli, più le nostre strutture erano fatiscenti, più diventavano più. E su questa abbiamo poi, su questa visione comune, è nata poi non mafia capitale, ma il contesto culturale ed economico che ha favorito mafia capitale. Mafia capitale non è
l'irruzione di quattro tipi con la cosa, con la cicatrice, no? E con la coppola. È la punta estrema di un malaffare politico amministrativo che ha visto uniti tutti quanti. E di cui anche la sinistra, diciamo, del PD è stata complice, parlo di, non so se posso dire di sé, sì, tu minuti, io devo difendere i deboli, per difendere i deboli bisogna avere i soldi per difendere, per avere i soldi, mi ricordo, a chi c'è i soldi, quindi io faccio in nome dei lavoratori, freghi i lavoratori, questa è la cosa di una bellezza, trovo dal punto di vista così concettuale, totale. Ora, questo nessuno ha spiegato. E a quel punto, se nessuno spiega cosa è successo in questa città in questi 40 anni, a quel punto la spiegazione, vengono le spiegazioni più facili, rubano tutti, no? No, nessuno vince, secondo me oggi in Italia vince, c'è una narrazione di Renzi che dice, andava tutto male, sono arrivato io, insomma, avanti Cristo, dopo Cristo più o meno, insomma, no? L'anno 2014 è l'anno zero, avanti Renzi e dopo Renzi. C'è la spiegazione di, non c'è più la spiegazione di Berlusconi, c'è la spiegazione della sinistra che non esiste, perché la sinistra si dovesse spiegare che è successo, dovrebbe anche ammettere le sue responsabilità nell'averlo determinato. C'è la spiegazione poi di Salvini e c'è la spiegazione poi di 5 Stelle, tutti là, almeno noi, per farci provare a noi, che è una forza irresistibile. Tanto più è semplice, tanto più la forza irresistibile. Quindi secondo me noi dovremmo proporci, ecco, noi dobbiamo, questo non vuol dire, io non so se noi riusciremo fra altre cose a reggere a questo colpo, diciamo, no, questa cosa della lista, insomma, però siccome, e mi sento partecipe anche di questo, noi abbiamo avviato uno sforzo di grandissimo, Fassina si è impegnato a Roma, vi ricordate la prima guerra mondiale, si doveva attaccare là dove il nemico era più forte, no? Mai dove era più debole. Abbiamo attaccato Roma, in cui c'è quello che c'è. Invece no, di magari Brescia, non so, Casal Pusterlengo, Roma. E quindi è logico che no, c'è tutta, però ecco, a volte anche perdere, sapendo perché si è perso e sapendo che sono i nemici, può essere utile. E noi su questo dobbiamo ragionare. E dobbiamo ragionare su, o il comune diventa il punto centrale, o il comune è protagonista della vita politica della città. Allora c'è i rapporti con la gente, c'è il comitato di quartiere, c'è un disegno, io voglio fare questo, non so, io voglio, non voglio fare metropanda, metro C pagando chissà quando, voglio fare. O c'è questo, o c'è questa volontà di essere protagonista, oppure compagni, amici, la democrazia civica è a rischio. E cioè, perché la gente, la cosa drammatica, io dico una cosa sul socialismo, io sono ancora un pezzo sul gruppuscolo, ma anche cioè, dobbiamo parlare di Pertini, ma Pertini che ci fai con Pertini? Dobbiamo parlare di Lombardi, no, dobbiamo dire socialismo, se non dici socialismo, no. Noi dobbiamo restituire alla gente il significato delle parole, dare forza alle parole, dobbiamo ricostruire, quando il sindacato, oppure il cooperativo, oppure le aziende municipalizzate sono schierizzate, è la democrazia che è in discussione, però noi non possiamo difendere così come sono. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. E ripeto, in questo saremo tutti insieme. Un'ultima questione. Il Partito Socialista di allora aveva tanti difetti, per carità, però non è stato lui a fare cadere la Mannaia. La Mannaia ha fatto gli elettori, nell'85 sono stati battuti, insomma. Siamo stati battuti. Certo che quando c'era Petroselli c'era questo senso in cui io ero socialista, ma tempo stesso mi sentivo partecipe di un disegno comune, mi sentivo fratello dei compagni comunisti, delle Petroselli, c'era questo senso che facevamo un esperimento tutti assieme. Dopo è cominciato, perché c'è adesso, no? Poi magari con la Fondazione Comunista litiga con i comunisti marxisti, marxisti contro i marxisti-leninisti, non so, i pescatori di pelle, cioè, siamo arrivati allo sfascio. Quindi recuperare su alcune idee la nostra unità non sarebbe male. No.